Costantini, ormai da mesi si è tornato a parlare con una certa insistenza della nuova Pescara, ma proprio in queste ultime ore il centrodestra paventa un rischio di allungamento del progetto addirittura fino al 2027. Lei, insomma, che è stato il primo a lanciare la proposta di una città metropolitana, oggi cosa dice? Io credo che sia una provocazione, non ha nemmeno la dignità di una proposta politica, è semplicemente una provocazione. Non sono bastati 4 anni per consentire alle amministrazioni di produrre atti amministrativi in grado di generare l'effetto conclusivo della fusione, e rispetto ad una condizione come questa di inadempienza conclamata, la risposta qual è? Non è quella di lavorare, di corciarsi le maniche e di iniziare in qualche modo a stringere i tempi per fare quello che è necessario fare, ma la risposta è spostiamo tutto di altre 5 anni, con la conseguenza che se per 4 anni non si è fatto nulla, inevitabilmente non si rifarà nulla nemmeno per i prossimi 5 anni. Io credo che sia una proposta incredibile, anche perché è noto a tutti che il problema del centrodestra in questo momento è legato alla carica del sindaco di Montesilvano, che è anche presidente del consiglio della provincia di Pescara, e quindi è noto a tutti che qualora non si dovesse più votare per l'elezione del sindaco di Montesilvano, il sindaco di Montesilvano perderebbe la carica di presidente della provincia di Pescara. Ma queste, per carità, sono questioni perfettamente legittime, ma non possono condizionare l'attività istituzionale. Cioè, la legge per definizione risponde agli interessi della generalità dei cittadini, il legislatore regionale deve fare questo. Io escludo anche semplicemente l'idea che consiglieri regionali eletti a Pescara, assumendo l'impegno a portare avanti il processo di fusione, possano consentire l'approvazione di una legge che risponde esclusivamente ad interessi di parte. Quindi la proposta non ha nemmeno la dignità di una proposta, in realtà è una provocazione e in quanto tale deve essere fermamente respinta. C'è però un rischio reale che possa slittare la nascita della nuova Pescara? Ma io credo nelle istituzioni, faccio politica credendo fermamente nelle istituzioni, rispetto le leggi. Esiste una legge regionale che dice oggi che la scadenza è 1° gennaio 2023, prorogabile di un anno nel caso in cui i 3 consigli comunali decidano di prorogarla. Io mi attengo alla legge, non faccio ipotesi che partono dal presupposto che qualcuno, magari di notte, attraverso un emendamento intruso, possa riuscire a modificare il testo normativo. Io mi auguro che gli eletti nel centrodestra facciano lo stesso. Siamo persone che sono all'interno delle istituzioni per servire i cittadini e non per servire le nostre personali, seppur legittime, aspettative di carriera.